abbiamo riferito al Presidente di aver accettato la proposta del Movimento 5 Stelle di indicare, in quanto partito di maggioranza relativa, il nome del Presidente del Consiglio dei Ministri. Buonasera, segretario. Ciao. Volevo capire solo se il nodo di Di Maio è ancora in piedi o meno. Ciao. Non lo nomina, ma l'indicazione del Movimento 5 Stelle che il PD ha accettato è quella di Giuseppe Conte, perché non sia un bis. Ora i democratici chiedono che non venga riprodotto lo schema dei due vicepremier al suo fianco. Sappiamo sempre tutto. Senta Di Maio, ma Grillo vi dice... Grazie. È la sera, dopo le consultazioni al Colle, lo Stato Maggiore del Movimento 5 Stelle si ritrova in un ristorante al centro di Roma. Ci sono tutti i fedelissimi di Di Maio, i capigruppo di Camera e Senato, i ministri uscenti Fraccaro e Bonafede, Max Bugani e Pietro Dettori di Rousseau. La musica sembra quella del Papete. Di Maio, state già festeggiando, quindi lei festeggia anche di restare vicepremier. Lei confida in Conte, giusto? Grazie. Realizzerò un governo nel segno della novità. È quello che mi chiedono anche le forze politiche che hanno annunciato la disponibilità a farne parte. Presidente Morra, buongiorno. Novità. Questa è stata la parola usata da Giuseppe Conte. Che però è un po' diverso dalle rivendicazioni dei 14 mesi che ha fatto Di Maio ieri, no? Novità di discontinuità, per esempio, c'è una revisione dei decreti sicurezza. E perché? Buongiorno Ministro. Ma è il suo ruolo quello che tiene ancora le cose ferme? Lei... Parlate di programmi. Ma mi sembra che voi non parliate di quello. Di Maio sta andando a incontrare il premier incaricato per le consultazioni. Quando esce dal colloquio con Conte, sembra voler riportare indietro l'orologio della crisi. Riteniamo non abbia alcun senso parlare di modifiche ai decreti sicurezza. I nostri punti di programma sono chiari. Se entreranno nel programma di governo, allora si potrà partire. Altrimenti sarà meglio tornare al voto e, aggiungo, il prima possibile. Grazie. Comportamento per noi incomprensibile. È del tutto evidente che il confine della serietà e della dignità della grande responsabilità che ci portiamo sulle spalle è un confine insuperabile e credo condiviso da tutte le donne e gli uomini che si aspettano di avere un governo. Presidente, ma che cosa è successo oggi? Non rilascio intervista. Se mi dice solo se... Presidente, davvero ha rischiato di saltare tutto oggi? Sta diventando ingombrante lei per Di Maio, e questo è il problema di Di Maio. Buona scena. Grazie. Ci abbruttiamo con le scalette, con scalette, il posto lo do a chi, e questo è il valore, 10 punti, 20 punti. Basta, io mi rivolgo al PD, alla base dei ragazzi del PD. Sarete contenti, è il vostro momento questo. È il vostro momento. Se no, abbiamo un'occasione unica. Quando arriva la voce del fondatore, sembra una sconfessione della linea che Di Maio e i suoi stanno portando avanti. Per il PD si apre un varco, ma deve fare ancora un altro passo indietro. Lei ha fatto la mossa che potrebbe sbloccare tutto, no? Quella di rinunciare al vicepremier. Buon lavoro. Avrebbe mai pensato di trovarsi alleato con Grillo in questa strategia? Un'altra volta parcheggio più vicino. Solo a questo punto arriva la rinuncia di Di Maio dopo un ultimo vertice con Alessandro Di Battista. Ma c'è ancora da percorrere l'ultimo miglio della crisi. Conte lo lasciate condizionato a Rousseau a questo punto? Per noi Rousseau è fondamentale per noi. Perché dovrebbe interpretare il no come una rinuncia all'incarico? Dovremmo interpretare un no come una non disponibilità del Movimento 5 Stelle a quel punto. Penso agli elettori del 5 Stelle che sono chiamati al voto sulla piattaforma Rousseau. A voi dico di non tenere in un cassetto queste idee, questi sogni. Questo è il momento di tirarli fuori. Oggi più che mai ne abbiamo bisogno per disegnare e realizzare il paese che vogliamo. Le urne digitali della piattaforma Rousseau si chiudono alle 18, ma c'è un supplemento di suspense di oltre un'ora per avere il risultato. Il
numero record di cittadini che ha partecipato a questa votazione ha votato per la stragrande maggioranza per il sì alla nascita di un nuovo governo con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con una coalizione che, in cui il Movimento 5 Stelle sarà la forza politica di maggioranza. È un voto plebiscitario, l'80% ha votato per il sì,